Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti preghiamo. Donaci di riconoscere i segni della tua presenza tra noi, tra te. Signore, ti preghiamo. Donaci attenzione verso i piccoli e i poveri. Signore, ti preghiamo. Donaci di accettarci e di amarci gli uni gli altri. Signore, ti preghiamo. Donaci di essere miserace per essere chiamati figli di Dio. Signore, ti preghiamo. Conforta. Da 58 anni una festa di popolo che vuole celebrare un membro eminente di questa popolazione, quest'anno una novità, la statua del santo è posta all'inizio della valle e quindi è un richiamo, un invito, un ricordo, direi anche per le persone magari più distratte che passano e però sono richiamate a una radice, a un fondamento. Dicevo che nel Gianelli ci sono proprio le virtù della gente di questa vallate, di questa valle, e insieme le virtù battesimali e le virtù del credente cristiano, che in Antonio Gianelli hanno costituito una miscela di santità. Non dimentichiamo che questo nostro santo è stato indicato, è indicato dal Papa Paolo VI tra i vescovi che devono essere guardati come esempio dagli altri vescovi. Un uomo forte, un uomo dolce, un uomo che non si adattò a una situazione ecclesiale difficile, complessa, successiva alla Rivoluzione francese e alla dittatura napoleonica, ma seppe sempre, volle sempre dare quella impronta cristiana in cui poi emerge la totalità dell'umano. Dobbiamo essere grati a questo santo molto attuale, perché avendo incarnato fino in fondo l'ideale missionario dice molto al nostro tempo e alla nostra epoca di grande secolarizzazione.